Buongiorno, finalmente sono tornata a casa e finalmente oggi ritorno alla mia routine. Oggi infatti devo studiare e poi nel pomeriggio andrò in palestra. Per farvi vedere che non predico bene ma razzolo male, ho intenzione oggi di filmare tutto quello che mangio in un giorno, quindi un altro video rispetto allo scorso. Con lo scopo di farvi vedere che non c'è bisogno appunto di brodini o diete detossificanti dopo le feste, basta tornare alla propria routine. Ho fatto colazione con il mio solito yogurt che potete vedere nel video precedente. Non cambio colazione visto che devo fare un video, cerco di essere più vera possibile, io mangio così ogni giorno, quindi vi faccio vedere come mangio. Ho appena mangiato una banana, non so se si vedono i resti lì. E per pranzo mi farò pasta al sugo di barbabietola e feta. Prima di passare al pranzo, ho pensato di fare un piccolo haul di alcuni miei acquisti che ho fatto a Budapest. Qui in Italia non trovo tanta qualità e scelta nel reparto senza glutine, mentre lì in Ungheria hanno una vastissima scelta e quantità di questi prodotti. Quindi mi sono sbizzarrita. Allora, iniziamo da il riso. Ho preso due pacchi di riso, uno un semplice basmati, buonissimo, e un altro è un jasmine e red. È doppio colore, bianco e rosso, bianco e nero. Poi, passiamo all'argomento principale, la pasta. Allora, ho scoperto in Ungheria questa pasta spettacolare, pasta fatta di ceci. È pasta fatta di ceci senza glutine, senza latte, senza uova, senza soia, senza cucurizza, mais, senza patate. È fatta di farina di ceci, tapioca e stabilizzatore. Per 100 grammi 351 calorie, 3,2 grassi, 67 carboidrati, 11 proteine. Quindi è più o meno come la pasta normale. È buonissima, si gonfia un sacco. Buona. Ho preso questo formato, ho preso le mafalde, ho preso la pastina in brodo, magari per i giorni in cui sto male, sono previdente. E ho preso due di tutto, a parte la pastina, le mie scorte di pasta. Poi ho trovato queste occhette senza glutine, pasta 100% mais, macronutrienti gli stessi della pasta normale, eccetto che, no, mi sono dimenticata di dire, questa è altamente proteica perché 11 grammi, invece la pasta normale ne ha circa 5. Pasta alle occhette. Sempre nel reparto pasta, mi sa che è un po' esagerato, ho trovato questa pasta di riso, sempre senza glutine, della Tao Tao. Ed è riso, amido di mais e amido di tapioca. E queste sono conchigliette. Sono eccitata riguardo questo perché mangiando senza glutine, l'unica pasta che io compro è la Garofalo, perché è l'unica che ho trovato che tiene la cottura, è buona come la pasta normale. Però ci sono soltanto tre formati, che sono le penne, le caserecce e gli spaghetti. Ed è una cosa tristissima. E quindi adesso mi sono un po' spaziato in questi nuovi formati. Da mia mamma ha comprato la paprika dolce e abbiamo comprato i semi di lino, tipo un pacco così lì costa 2 euro, qui un fottio. I semi di lino, mi raccomando, se li comprate interi come questi, maciullateli, io li passo nel Bimby forse 5 minuti, perché le proprietà nutritive sono all'interno del seme e quindi se le maciullate, quando entrano nel nostro corpo, quando le mangiamo, sono già disintegrate e il nostro organismo non deve aprire il seme. E quindi riescono già subito ad agire. E i semi di lino li uso nello yogurt. Invece per mia mamma, che l'ho fatta passare ai cibi sani, ho comprato un pacco da 1 kg di avena.
Un pacco da un chilo di avena lì costa 2 euro, 1,5 euro, qui 4 euro, 300 grammi, una cosa del genere. E infatti ne ha presi due. Gli ho insegnato a fare il porridge. Se io solo potessi usare l'avena sarei molto felice. Solo che l'avena ha glutine, quindi non posso toccarla. E ditemi se non è professional. Bello, eh? Quindi questo è tutto quello che ho preso. Qui ci vediamo a pranzo. È l'ora di pranzo e mi appresto a preparare la mia semplicissima pasta. Voglio provare le conchigliette e abbiamo questa feta, la dividerò in 3 parti. E questa è una barbabietola. Le barbabietole le compro precotte, non so se le avete mai viste, ma si trovano al banco frigo dove c'è l'insalata. Taglio a cubetti la cipolla e la metto in una padella con dell'acqua a far rammollire. Poi frullo la barbabietola, aggiungo pepe e sale, frullo fino ad avere un composto omogeneo e infine taglio a cubetti la feta. Dopo che la cipolla si è un po' appassita nell'acqua, verso la barbabietola maciullata e continuo a farlo cucinare. Come spezie userò il basilico secco perché quello fresco è morto. Quindi adesso, mentre la barbabietola si cucina, butterò le conchigliette. Questo sono 100 grammi di pasta. La feta è già pronta. Appena la pasta sarà cotta, la scolerò, la metterò dentro il sugo, aggiungerò la feta, una shakerata e sarà pronto a mangiare. Poiché qui a casa non ho il forno a microonde, ho fatto i pancakes usando la stessa ricetta che potete trovare nella ricetta del tortino in uno dei miei video precedente. Per cena mi sono preparata già tutto in anticipo, così che quando torno dalla palestra ho già tutto pronto, metto insieme e ceno, perché sarò affamata. Ho già cotto 80 g di riso basmati, ho saltato le verdure, zucchine e carote e ho tagliato un petto di pollo a cubetti e adesso lo sto facendo macerare con limone e spezie. Lo lascio macerare in frigo fin quando non torno. Al tutto aggiungerò una manciata di olive per i grassi buoni. Sto andando in palestra, mi sento come una bambina il primo giorno di scuola. Ditemi che non sono l'unica che quando si allena in palestra pensa a quello che mangerà dopo. La fatica di fare le scale dopo aver fatto gambe. Conclude la mia giornata di What I Eat in a Day. Spero che vi sia piaciuto, spero che se l'abbiate trovato interessante, mi raccomando commentate e mettete mi piace al video. Listerò i macros così che vi facciate un'idea. Ricordatevi però che io non conto, peso soltanto i cereali come la pasta e il riso a pranzo e cena. Per il resto vado a porzioni, dosi, spanne, così. Ci vediamo al prossimo video, buonanotte!